Sono Pazox, come sempre. Ed ecco qui una nuova serie di video che sto iniziando un po' a ideare. Ideare esiste nel vocabolario. Ideare. Quindi questa nuova serie è un po' come un video senza idee e altri video del genere. E questa idea è parliamo su puntini e puntini. E oggi è il giorno di Facebook. Oh, il caro Facebook, che bello. Tutto blu, tutto tramontato. No, sul serio, cosa sta accadendo a Facebook? Perché ci sono tramonti ovunque? Non è possibile che ogni volta che scorro Facebook mi devo trovare un tramonto. Perché tramonto? Perché? Ogni volta che li vedo mi sento. Oh, Jonathan, ricordo ancora quella cosa che abbiamo fatto noi insieme con il cucchiaio e la forchetta. Ti ricordi, Jonathan? Ti ricordi? Non mi ricordo un cazzo. Tu mi hai violentato, puttana. Ricordi? Che bei ricordi. Beh, più o meno mi fa pensare a queste cose. Molto. Non sto bene. Ma lasciando stare adesso i tramonti, ogni 2 giorni, dico ogni 2 giorni, c'è una moda su Facebook. Appunto i tramonti, poi si metteranno a fare cose, caramelle che volano sicuramente, elicotteri blu, solo blu però, solo blu. Non possono essere bollite le uova come moda, sarebbe bellissimo. Hashtag fate bollire le uova su Facebook, subito. Chi è il creatore di tutto ciò? Vabbè, è Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook, vabbè, quello lo sappiamo. Ma chi è il creatore che porta sempre quella piccola moda e portarla per tutti i meme, tutte le vie infonde schifezze di Facebook che ci siano? Io ho sempre ipotizzato che potesse essere Topolino. Non sto scherzando, perché Topolino già fa parte della Disney e la Disney è un po' un complotto, quindi in teoria è Topolino quello che fa tutto ciò, queste diavolerie. È Topolino per forza. Io me lo immagino Topolino con la sua forza armata che dice: Ciao, sono Topolino, sono passati già 2 giorni e non ho ancora visto un nuovo meme, come diamine è possibile? Zitta, paperino, sto parlando io! quindi credo che sia lui la mente di tutto ciò, ma forse mi sbaglio. Quindi se voi avete un'idea potete dirlo qua sotto. Un'altra cosa che mi dà fastidio di Facebook è perché tutte le pagine, e dico tutte le pagine, tranne quelle con i gattini, che quella sono sempre belle. Ma perché ogni pagina che ha un suo argomento improvvisamente diventa un telegiornale? Improvvisamente. La butto lì, una pagina di videogames. Ok, dovrebbe parlare di videogames. E invece no, mi ritrovo bambina morta, dissanguata, perché quello era un pedofilo con la testa catafratta. I giochi? Dove sono finiti i giochi? Scusi, i giochi. Ma lo stesso vale per le altre miliardi di pagine, le patatine, McDonald's, qualsiasi altra cosa. È vero che forse questa cosa sto dicendo è per farsi pubblicità e per fare anche soldi, e questo è vero, però rende Facebook molto, 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 e dico molto, e ancora molto, 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 molto brutto. Quindi alla fine Facebook cosa è diventato? È diventato un passatempo, che ormai mi sono reso conto che Facebook lo uso soltanto quando sono sulla tavola del cesso. È un'ultimissima cosa proprio che voglio mettere su Facebook, che Facebook praticamente è diventato un Instagram blu, con le icone, varie cose, le storie, ormai storie ovunque, le storie sono ovunque. Volete una storia, bambini, per dormire? Andate su Facebook, Instagram, WhatsApp. Le mie cose su Facebook le ho dette, voi avete da dire altre cose su Facebook? Scrivetelo qua nei commenti. Arriviamo almeno 22 mi piace e nel prossimo video parleremo per l'appunto di Instagram. Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre dolcissimo e carinissimo.